la videosorveglianza ha beccato della gente che sta facendo, che ha fatto stanotte danni veramente grossi al podere. Vi faccio vedere. Questa è l'entrata con tutto rotto, danni e tutto, ma vi faccio vedere un po' tutti gli step da capo. Ragazzi, dai, venite qua che vi porto dentro. Su. Ehi. Ragazzi, sono terrorizzati, sono terrorizzati. Ragazzi. Guardate lì come hanno tirato. Tutto disfatto, guardate. Guardate. Quelle lì le hanno proprio lanciate. Qua le hanno proprio lanciate. Cazzo, le hanno proprio lanciate queste. Va bene gli asini, ma non vanno avanti e indietro gli asini. Queste qua le hanno. Queste qua. L'asino qua sopra non ci arriva. L'asino qua sopra non ci arriva. Hanno preso, le hanno estirpate apposta. Tutte. 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 L'asino qua non ci arriva. Le hanno prese e buttate tutte. Vedi? Tutte per terra. Tutte. Tutte sparnegate, tutte da buttare. Dopo vai, probabilmente sono arrivati anche gli asini dopo mangiarlo, però chiaro. Le hanno buttate tutte per terra. Altro problema veramente grosso sono le galline. Mi hanno buttato giù tutto il recinto. Tutto, tutto, tutto il recinto. Mancano all'appello tre galline. Probabilmente sto. Hanno. Le hanno spaventate, liberate. Queste qua sono andate all'impazzata stamattina. Era tutto aperto. Ora le ho un attimo chiuse. Ora si è anche riaperto. Le chiusette, ma mancano tre galline all'appello. Stamattina quando sono arrivato erano gli asini dietro la serra, erano spaventatissimi, appena mi hanno visto si sono messi a correre. C'è Stracciatella che in questi giorni si vede ha preso una storta, un qualcosa, zoppicava, ma zoppicava pochissimo in questi giorni, si stava rimettendo, insomma. E, stamattina zoppica tantissimo. Non che gli abbiano fatto male, però probabilmente nella paura si è. Insomma, si è fatta ancora più male, non lo so, è come quando ti stai rimettendo e incominci a correre. Ma la cosa più devastante è stata gli animali. È stata gli animali. Cioè si era sorpresa con gli animali. Ora, oltre ai bastoni sparsi, praticamente hanno. Qua piante, queste qua le hanno buttate tutte in giro. Ci sono delle pietre che io non ho mai visto, vi giuro non ho mai visto, e si trovano dentro lì. Tante pietre le abbiamo trovate lì dentro, quindi io penso che dalla strada abbiano visto gli animali, abbiano incominciato a tirare, perché non c'erano delle pietre così grosse. Vi faccio vedere da fuori quello che ho visto stamattina, perché cioè, non ho parole. Niente, arrivo e trovo praticamente questo tutto giù. Hanno rotto, spezzato in due il palo della corrente, probabilmente per l'elettrificazione. Vi ricordate la cesta? Era lì, lì. Guardate dov'è. Ora ho tirato momentaneamente la prima roba che ho fatto sul recinto, perché era spostato. Se voi vedete è stato tirato proprio su. In tanti punti, guarda, guarda lì, è proprio stato alzato. Non so se lo vedi. E c'erano le pecore che giravano. C'è Boris, pecora e guarda, Stracciatella non si muove neanche. No, scusate, Liquirizia non si muove neanche. Sono abbastanza nervosi. Guarda come hanno tirato su il tutto. Hanno provato a liberare, a far andare via le pecore. Per fortuna le pecore sono rimaste lì, perché quando prendono paura rimangono in un posto, e questo qua è il risultato. Guarda, cioè hanno proprio paura, non si
si fa fatica a prenderli. Poi liberi, eccoli qua. Ragazzi, ora dai, mi metto il tutto. Vedi come zoppica? Charlie, non ti faccio niente. Vedi che è infastidito. Di solito viene e mi abbraccia. Ritorniamo là, vi faccio vedere. Quindi, quella cesta lì, ma per farvi capire, perché cioè, altrimenti dopo uno non... Cioè, la cesta era qua. Da qua a lì ci sono 4 metri. È stata lanciata, è stato rotto parte del recinto, la copertura è stata buttata là. Abbiamo visto dei danni anche al furgone. Oltre a tutto questo, parte della struttura è stata compromessa, rotta. Ma in tutto questo c'è una bella notizia che ho appena controllato, li ho filmati. Perché testa di cavolo, inetto, essere veramente mentalmente inferiore. Se io faccio vedere che ho 2 camere e ti dico ne ho montate 8, ce ne sono 6 nascoste e ti ho fregato. E ora, c'è tempo ora di mettere a posto gli animali, parte la denuncia. Parte la denuncia con prove video. Parte la denuncia con prove video. Perché non lo accetto. Uno, non accetto che qualcuno entri nella mia proprietà e faccia queste cose. Oltre al fatto di proprietà privata, sono le mie cose, sono i miei sacrifici. Sei entrato in casa mia e mi fai questi danni. Inaccettabile. 2, hai fatto male ai miei animali. Hai fatto male ai miei animali. Ho perso 3 galline. Le pecore sono disperate. C'è l'asino che zoppica ancora di più. Sono... questa roba, no. Metti che l'asino andava da qualche parte, scappavano fuori, che cosa si faceva? Perché tu devi fare i tuoi giochi da c***o. Terza cosa, mi hai prodotto un danno grosso. Ora, le piantine erano quelle che ci aveva regalato i ragazzi del vivaio. Perché hai dovuto fare una roba del genere? Per invidia? Io lo so che negli ultimi video ci sono stati tantissimi, molti più haters, e quello che ho fatto è andare a bloccare alcune persone che incominciavano a essere offensive. Sono tutte segnalate, perché no, mischieremo di sicuro magari le immagini, questo qua lo faranno le forze dell'ordine, di sicuro mischieranno le immagini con i commenti, se dopo sarà la stessa persona ci sarà un aggravante, di sicuro. Però io mi dico, perché questa cattiveria? Se non ti piace, come ho potato gli ulivi? Perché tu reputi che io li ho deturpati o altro. Non guardare i video, non guardare i video. Ma perché te la devi prendere con i miei animali? Sei contento? Sì, mi hai ferito. Mi hai ferito. Sei contento? Sei contento? Mi hai ferito. Ora? Ora? Ti senti meglio? Quindi... la vivo un po' male, ve lo dico, la vivo molto male. Non c'ho voglia di fare conclusioni o altro. Ora si rimbocca le maniche, si tira su tutto, domani si ricomincia. Credo che sia proprio una mossa da persone piccole. I danni non lo so, sono un po', ma ribadisco. La cosa che mi preoccupa di più in questo istante è che gli animali sono stati... toccati e non aveva senso. So che qualcuno potrebbe dire è entrato un cinghiale. Ragazzi, i cinghiali non fanno volare a 4 metri le gabbie là e non tagliano i fili di ferro che tengono tutte le varie robe e lanciano a quell'altezza lì. Non ci arrivano neanche gli asini, non ci arrivano gli asini, vi giuro, non prendono, lanciano le piantine, eccetera, eccetera.